Io sono Marco Giampaolo perché non mi arrendo. La vita a volte sa essere crudele e in un momento così difficile per l'insegnamento, essere maestro è un atto di fede. Io sono Marco Giampaolo perché insegnare è il mestiere più bello del mondo, ma insegnare a distanza è dura. Per esempio, può saltare internet e in culo si blocca proprio all'ultimo minuto come se fosse un'immagine di DAZN, ma Caicedo invece si muove e fa gol. Io sono Marco Giampaolo perché essere allenatore è il mestiere più bello del mondo, ma quando subisci 15 gol in 6 partite è dura. E se in difesa deve giocare Lianc, che non faceva 3 partite di fila da quando giocava nelle strade di San Paolo, allora la situazione è grave. Io sono Marco Giampaolo perché chiunque merita una seconda chance, anche quando allenavi il Milan ed era ultimo, mentre ora è primo, o quando vai al Torino e sei ancora ultimo. Io sono Marco Giampaolo perché credo sempre nelle mie idee. Io sono Marco Giampaolo perché non scendo mai a compromessi o fare un torto a me stesso, anche quando a centrocampo devo schierare Rincon come regista. Io sono Marco Giampaolo perché tutti falliscono, magari più di una volta, ma conta quante volte ti rialzi dopo che sei caduto, ogni volta con le tue idee, ogni volta fedele a te stesso. Io sono Marco Giampaolo perché per 12 mesi sono stato criticato e speravo di ritrovare gioco e punti al Torino, ma è andata anche peggio che al Milan. Io sono Marco Giampaolo perché nessuno, però, può essere stato impassibile dopo il gol al 100° minuto di Caicedo. Perché io posso essere Marco Giampaolo, posso essere un integralista eccessivo, poco autocritico, la persona sbagliata nel momento sbagliato, ma nessuno merita una sconfitta simile nel mondo del calcio. Ed è per questo motivo che oggi penso che tutti, alla fine, siamo Marco Giampaolo.